Ultima tappa del Giro d'Abruzzo sul traguardo dell'Aquila, la vittoria di Pavel Sivakov davanti a George Bennett e Alexei Lutsenko. Lutsenko è anche il vincitore della prima edizione della corsa RCS, il Giro d'Abruzzo, la maglia azzurra. Con Donatello Ricci le interviste ai protagonisti. Allora, complimenti per la vittoria di questo Giro d'Abruzzo. Oggi l'attacco da lontano, però hai controllato abbastanza facilmente. Grazie mille. Sì. Però ha attaccato non io, però ha attaccato la UE e gli altri squadri e io solo seguivo da corridore migliore che era più vicino da me, come la Sivakov Bennett, che era 30-40 secondi, sì, sempre seguivo e sì, alla fine la 40-50 km dalla riva mi prendeva la corsa in mano perché io davanti altri, che era secondo, terzo, Ulissi, anche Adam, sono indietro, sì, mi controllava la corsa e poi sì, la Bennett con Pavel, sì, interessante per vincere la tappa, io, il mio obiettivo oggi è per tenere la maglia leader. Tanti tifosi oggi all'Aquila, nell'ultimo giorno il podio con George Bennett e con Pavel Sivakov, ti abbiamo visto sorridente, oggi è una giornata molto importante per te. Sì, sì, oggi è giornata, sì, perché quando sei in maglia leader sempre... ogni giorno è importante per te. Allora, presidente Marsilio e direttore Mauro Vegni, per fare un bilancio su questa prima edizione del Giro d'Abruzzo. Presidente. C'è grande soddisfazione, grande gioia, poi la giornata è stata splendida, la corsa si è svolta credo nelle condizioni migliori, questo ha favorito anche, come mi diceva il direttore, l'agonismo che aiuta a rendere ancora più spettacolare questo evento. Abbiamo fatto una scommessa vincente, ringrazio di nuovo RCS per aver pensato all'Abruzzo per sostituire il Giro di Sicilia e per aver programmato già nei prossimi anni la continuazione di questa, che non è quindi un episodio ma spero possa diventare presto una bella tradizione, un mese prima del Giro d'Italia. Approfitto della sua risposta per una stretta di mano col direttore Mauro Vegni come promessa per, tornare il prossimo anno con la seconda edizione. Via, eccola. Eccola qua. Assolutamente sì. Appuntamento al Giro d'Abruzzo 2025. Esatto. Questa è una firma fatta in anticipo, direttore Vegni, ha vinto Lutsenko, la UE quasi al gran completo, podio tutto World Tour. Tasso tecnico elevato a questo Giro d'Abruzzo? Sì, direi proprio di sì, è stata una scommessa perché chiaramente io penso che questa sia stata l'edizione zero più che la prima edizione perché l'abbiamo impiantata su così molto velocemente, per cui anche le squadre non avevano la possibilità di fare una programmazione adatta. Chiaramente adesso con una prospettiva così a lungo termine ragioneremo ancora per avere molto di più di quello che non abbiamo avuto quest'anno. Il podio tutto World Tour era anche nelle corde della corsa perché l'hanno fatta sin dal primo giorno. Che cosa dire? Questo diciamo che lo chiamiamo Giro d'Abruzzo anno zero, ci proiettiamo nel 2025, il presidente Marsilio è d'accordo, Paolo Bellino è d'accordo, Mauro Vegni è d'accordo, già stiamo pensando a come progettare il prossimo anno il Giro. Potrebbe essere un'idea standardizzare partenza da Pescara e arrivo all'Aquila, un po' per le due più grandi città della regione? Sicuramente l'Aquila sarà sempre nei pensieri miei e nei pensieri di RCS. Per quanto concerne la partenza e diciamo le tappe intermedie, ci stiamo pensando. Il cielo già azzurro di una fantastica regione, quella dell'Abruzzo. Alexei Lutsenko, re d'Abruzzo, 20-24.